Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Wrap up della prima metà del 2021. È iniziato così, finiamo così. Il prossimo book haul e il prossimo wrap up saranno a dicembre-gennaio del prossimo anno per le letture e le compere della seconda metà del 2021. Allora, ho letto pochissimo, devo essere sincera. Ho recuperato tra fine giugno e la prima metà di luglio. Ci metterò anche quelli che se ne frega, insomma, per forza di cose, altrimenti verrebbe troppo breve questo video e mi dispiacerebbe. E voglio farvi vedere tutti i libri che ho letto quest'anno fino ad ora. Allora, voglio partire con le prime letture che ho fatto. Quindi, allora, ho letto più che altro libri per l'università, che adesso non vi faccio vedere perché sennò vi annoierebbe. Però sapete che ho letto anche libri per l'università. Uno è La grammatica della fantasia di Gianni Rodari, che ci spiega alcune tecniche di invenzione per reinventare storie, e a seguito di alcune conversazioni che ebbe con degli insegnanti, in particolare a Reggio Emilia, e lui appunto spiegava come inventare storie, che adesso non vi spiego tutto nel dettaglio perché sarebbe noiosissimo, secondo me. Cioè, a me è piaciuto molto, però potrebbe risultare noioso. Poi un altro libro che ho letto per l'università, di cui ho fatto anche già la recensione, è La montagna di libri più alta del mondo di Rosa Bonilla, che racconta la storia di Lucas che vuole volare, ha questo desiderio di volare e non ci riesce in alcun modo. E la mamma un giorno gli regala un libro al suo compleanno e così scopre che può volare con la fantasia, creando appunto la montagna di libri più alta del mondo, che poi volerà scendendo dalla montagna per raccontarlo alla mamma. Poi due graphic novel che ho letto finalmente quest'anno, due graphic novel di Zero Calcare. Una è A Babbo Morto, che racconta che dopo la morte di Babbo Natale tutto è andato un po' a puttane, e prendendo anche spunto dalla vita reale, penso che lo faccia molto spesso Zero Calcare. Volevo aggiungerlo nel mio progetto di letteratura per l'infanzia, ma non ci sono riuscita, non ho trovato alcun legame, però va bene così. Poi l'esame mi è andato molto bene, quindi ok, ci sarà comunque un'altra occasione per farlo. E mi è piaciuto molto, mi è piaciuto moltissimo, nonostante io non l'abbia letto a Natale, però quello passa un po' in secondo piano, leggerlo a Natale o non a Natale. Poi un'altra, la seconda graphic novel che ho letto di Zero Calcare è 12. Anche in questo caso è un po' brutale, devo dire la verità. Mi fa ridere che ci sia anche lui, sia all'interno di A Babbo Morto, sia all'interno di 12. Questo dovrebbe essere lui, credo. Anche qua ci dovrebbe essere anche lui. Il tizio in alto qui è morto, perché poi è morto. Io rido veramente. Qui ci sono alcuni ragazzi che devono sconfiggere, cioè più che altro devono sopravvivere a un'apocalisse zombie, e abitano a Rebibbia, che è un quartiere di Roma dove appunto vive anche Zero Calcare. Non so che dire in realtà su Zero Calcare, cioè è molto duro, molto crudo e mi piace un botto perché, cioè, racconta la vita reale con tale dimestichezza, non lo so, con tanta ironia, però è quell'ironia che ti punge, capito? E quindi io lo amo, cioè l'ho amato. Ci sono appunto scene cruente tipo questa, non so se si vede, però ci sono un po' rimasta, ci sono molto rimasta, ma anche in A Babbo Morto. Adesso vi faccio vedere, adesso devo farvelo vedere, poi magari me ne parlerò meglio in un altro video dedicato ma di Zero Calcare, perché devo leggere altro. Per dire. Però io tipo lo amo. Quindi se mi dovete fare un regalo, regalatemi qualche graphic novel di Zero Calcare che non siano queste due, perché le ho già lette. Poi andiamo avanti con Eberversum. Ovviamente ve l'ho già parlato abbastanza in questa settimana. Però ok, ve la faccio rivedere magari. Allora, partiamo con la prima trilogia, che è composta da Hyperversum, il primo, il secondo è Il Falco e il Leone e il terzo Il Cavaliere del Tempo.
Adesso li poggio così ve ne parlo perché sono dei mattonazzi enormi. Allora, la storia si concentra su Ian e Daniel, due grandi amici, uno appassionato di storia medievale e l'altro di Hyper Verso, un videogioco online che li catapulta mentre giocano un giorno insieme ad alcuni amici all'interno proprio della storia che stanno giocando e quindi da lì dovranno poi affrontare diverse situazioni tipiche del Medioevo. E a partire dalla battaglia di Bouvines, credo si pronunci così, non lo so se così, correggetemi ovviamente se sbaglio. E poi anche diverse altre cose, come il rapporto successivo tra Francia e Inghilterra successivo alla guerra di Bouvines. E poi il terzo dovrebbe riguardare, non mi ricordo mai come si chiamano i tizi, insomma, religiosi, non i templari, perché quello i templari verranno poi dopo. Vabbè, comunque diverse cose, vabbè, adesso sto un po' fusa di cervello. Ho appena finito di leggere La moglie tra di noi, adesso ne parliamo un attimo e lì sono sconvolta perché devo capire cosa è successo, quindi sono un attimo un po' così. Però sappiate che ci sono diverse cose molto interessanti anche a livello storico. Poi, vabbè, ve ne parlo meglio nella recensione, se volete recuperarla sono le schede, almeno della prima trilogia che ho già fatto, e poi della seconda ve la farò poi a breve dopo questo video e la vedrete penso domenica. E molto bella, cioè, devo essere sincera, non avrei mai pensato di poterla leggere mai un giorno, poi ve lo spiego meglio nella recensione che ho fatto, e non me ne pento, non mi pento di averla letta dopo 15 anni, anzi meglio tardi che mai. Comunque andiamo avanti con la seconda trilogia di Hyperversum, che è composta da Hyperversum Next, poi Hyperversum Ultimate e infine Hyperversum Unknown, che mi ha sconvolto un po' la vita, devo essere sincera. Infatti mi devo riprendere anche da questo ancora, sto cercando di svagarmi un pochino. Comunque, di cosa parla? Hyperverse, seconda trilogia Hyperversum, vede protagonisti figli di Ian e Daniel, Mark e Alexandra. Quest'ultima scoprirà il segreto del padre e anche quello di Ian, imbattendosi proprio in Hyperversum perché non si capacita di alcune cose che gli sono poi state tenute nascoste sia lei che al fratellino e ai figli di Ian, e quindi poi anche lì Alex e Mark dovranno affrontare diverse cose. Vabbè, Mark ormai lui c'è nato e c'è cresciuto nel Medioevo, e perché Ian deciderà di rimanere nel Medioevo, e Alex invece dovrà affrontare anche lei diversi shock, ovviamente, perché si ritrova nel Medioevo, ritrova lo zio, tipo così, what the fuck, cioè il migliore amico del padre, e dovrà affrontare non solo questo shock, ma anche altre diverse cose tipiche del Medioevo, come i templari, appunto, come dicevo prima, e anche altre diverse cose. E la fine mi è rimasta un po' qua, tipo, ok, non me l'aspettavo, cioè io sono molto contenta perché da un lato ci speravo che finisse così. Io ci sono tipo un po' rimasta, mi devo ancora riprendere. Comunque ve ne parlerò comunque domenica. Poi, ultimo libro che ho letto è La moglie tra di noi. L'ho appena finito, tipo mezz'ora fa, prima di registrare questi video, insomma. Ve ne parlerò penso prossimamente. Adesso farò anche di questo la recensione, vediamo un po' quando pubblicarla. Spero non troppo in là, insomma. Io così, tipo, vabbè, non so neanche come raccontarvi la storia perché, cioè, sembra banale, ma non lo è alla fine. Perché inizia questo libro con Vanessa e Richard che sono stati sposati diversi anni. Pareva all'inizio che si amassero, che andasse tutto bene, poi però diverse cose hanno portato Vanessa a voler lasciare il marito, anche se in realtà è stato poi Richard a divorziare dalla moglie, e Richard poi troverà un'altra donna che era la sua segretaria, tra l'altro, e così si innamora di questa segretaria, così come Emma, la sua segretaria, si innamora di lui e sono prossimi al matrimonio. E in tutto il libro Vanessa cerca di evitare questo matrimonio, più che altro vuole evitare che Emma passi la stessa cosa che ha passato lei. Non vuole che per Emma sia lo stesso matrimonio suo con Richard.
Quindi, cioè, all'inizio sembra che Vanessa sia solamente invidiosa e gelosa, di Emma, poi però non è assolutamente così, anzi, forse è tutto il contrario. Sembra di una banalità assurda, poi però dietro ci sono diverse cose e scoprirete delle cose che tipo, what the fuck, cioè nel senso, ci sono delle cose che tipo, perché, cioè, che non ho capito davvero, non ho capito. C'è stato un attimo di confusione nella prima metà del libro che io tipo, what the fuck, però poi diciamo che nelle ultime 150 pagine, 100 pagine, inizia un po' a capirsi la situazione, sì, perché ci sono delle rivelazioni shock che vi faranno capire anche la prima metà, le prime 200-250 pagine. Non so se mi sento di consigliarlo, non lo so, sono ancora un po' confusa. Penso di aspettare qualche giorno, forse anche domani, non lo so, vediamo. Un attimo che mi devo riprendere e devo capire, devo riordinare un attimo idee perché mi ha confuso molto questo libro. Comunque, questo qui è finito, ho letto pochissimi libri, adesso non mi farò vedere i libri per l'università perché non credo mi interessino, dato che sono libri che, cioè, di teoria, non per piacere, insomma. Questo video è finito qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi libri, se ne avete letto qualcuno, se li potete leggere, insomma. Fatemi sapere anche le vostre letture recenti e iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!